Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Maria Laura De Vitis ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo negli ultimi anni. La ragazza è diventata famosa per la sua relazione con Paolo Brosio, nonostante i ben 42 anni di differenza fra loro. La modella influencer ha quasi 300.000 followers su Instagram e su questo social network è attiva giornalmente. Ma di che cosa è stata vittima negli anni scorsi Maria Laura De Vitis? Oggi sta bene, il cambiamento nelle foto rispetto al passato è impressionante. Ecco il paragone. Maria Laura De Vitis e la malattia sconfitta. Maria Laura De Vitis è nata nel 1998 e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna, potendo così partecipare a Miss Mondo Italia. Nel 2022 ha preso parte sia alla Pupa e il Secchione, conquistando la vittoria finale in coppia con Edoardo Baietti che all'Isola dei Famosi. Maria Laura De Vitis ha postato su Instagram due foto raffiguranti lei prima e dopo la malattia che ha passato. Di cosa si tratta? Il cambiamento è davvero incredibile. Ecco la foto e che cosa ha scritto l'influencer e modella sul noto social network. Il cambiamento, ed eccomi qui. Un anno dopo, finalmente uscita dal tunnel nero in cui ero caduta. Ora vivo la mia seconda vita, fatta di luce, risate, amici e serenità. Finalmente sono tornata a essere me stessa. Voletevi bene. Sono queste le toccanti parole scritte da Maria Laura De Vitis come didascalia a un collage di foto postate in una sua recente Instagram Stories. La foto è stata anche condivisa dal fidanzato di Gwenda Goria, il videomaker e producer Mirko Gancitano. La bella modella influencer, infatti, in passato ha confessato di aver vissuto momenti davvero drammatici a causa dell'anoressia. Ora sta finalmente bene, ha superato ogni disturbo e riesce anche a parlarne, informando tutti i suoi followers sul suo attuale stato di salute positivo. Ma che cosa aveva confessato in passato sulla sua malattia? Il cambiamento rispetto a un anno fa è evidente. L'influencer è guarita ed è tornata perfettamente in salute. In una intervista di qualche settimana fa rilasciata a Fanpage, Maria Laura De Vitis ha confessato di aver avuto gravi problemi legati all'anoressia fra il 2019 e il 2020. La ragazza in quel periodo aveva perso anche il padre. Ecco le sue parole: ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 kg. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. L'anoressia è una malattia mentale dove combatti contro te stessa, la voce dentro di te è tua nemica, ti fa ammalare. È difficilissimo uscirne perché devi uccidere la te stessa malata. Quando ho capito che mi stava dando dei consigli sbagliati e autodistruttivi, ho reagito. Quando ascolti la parte buona, inizia a guarire, a nutrirti normalmente, a goderti la compagnia di tutti. Io ho fatto così, ma ci ho messo 2 anni. Never, 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 never
Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.